primo tempo naturalmente le squadre sono studiate, non abbiamo fatto un grande primo tempo, però sappiamo anche che il Cassino arrivava qua, terza in classifica, una buona squadra. La Torres ha subito due tiri in porta, un gol e una parata di Colombo. Al secondo tempo è salita in cattedra la Torres con 8 palle gol nitide, quindi ha fatto una grande prestazione la squadra, ha reagito bene, ha trovato il gol. Dopo, come avete visto tutti voi, c'è stato annullato un gol limpido, cioè sono saltati loro due addosso a Milani. Milani ha anticipato sia portiere che difensore. I tifosi sono contenti di avere una squadra battagliera, una squadra che non molla mai, e come dici tu bisogna andare avanti e cercare di portare sempre più risultati positivi.